in suo caso fu una cosa immediata, e la nostra no, fu más rapida che, e fu una cosa che probabilmente le tenia. Hello everybody, we are here to improve the force, the fascinating force of our communication. And one of the key elements is using the gaze. How to use the gaze? Where to look at the person? Normally, when we look at the person, in general we look here, 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 and here. But the most hypnotic point is here, or both eyes. Learn sometime to focalize your gaze here. It will create a state in the person. When to do it? You must do it in the most important moments. And when you want to focalize his attention, your focalized attention will create a focalized attention in your client or in a person with whom you are speaking. When I do fascination with people, in the first phase, normally I look them there. After it changes, sometimes I look at an eye, sometimes behind, sometimes another part of the face, sometimes I use a wider gaze. But at the beginning, always you look here. You can also exert yourself on the mirror, looking at yourself here with a lot of curiosity. And you will do the first exercise in developing your fascinative gaze. A fascinative gaze, a fascinating gaze, is a good tool to use in everyday situation. So, not only for hypnotizing, but for your whole life, begin now to exercise, and see us in the next video. Questa è un'università rapida. Ok. Non si sembra... si sembra che sia esorcismo, ma no, e sta sempre a essere... Marco, io sei un stato emozionato, spirituale. Sì, no. E in suo caso fu una cosa immediata, e la nostra no, fu más rapida che... E fu una cosa che probabilmente le tenia là e entrare immediatamente in un'altra e si esplodeva questa cosa che stava bloccata e che probabilmente si faceva un metodo mais lento, no, ed è ciò che si manifesta. Oi fimo sul metodo mais lento, non si manifeste, ma con un metodo più rapido si manifeste, perché quando teniamo sul metodo rapido e sbogliata, a crisi va sempre. Olhada aí a base para a crise. Mas eu digo assim, se você estiver triste, com raiva, cansado, alguma coisa assim, você é um terapeuta. Terapeuta? Sim. Influencia? Bem, o terapeuta permite que a coisa se passe. Mas não deve ser troppo preocupante da crise. O importante é que tu não te preocupes. Come io non è che è su crisi, non è, io aggiungo a su crisi, questo è importante, perché le descarga, se fosse, non deve entrare cuoretto o altra cosa, perché altrimenti... o che le chiede è sì, você tá triste, mente tranquilo, na aplicação da testa. Dottor Paris sta con una tristezza. Ante, quando sta come così, ele non mi risponde normalmente. Quando sta in crisi, in capo, piernas, muoversi, muoversi, tu vedi, no? Io posso desire, muoversi piernas. Ma non completamente, come quando si fa se a regressare. Dove sta? Onde você está? O que você passou?